Don, io con te devo parlare. Io l'ho conosciuto Luca Mattà, a Torino, quando ero ancora sposato. Non lo sapeva nessuno, me ne sono accorto io solamente, che gli ho visto i buchi delle pere, capito? E lui l'ha messo, per vedere il braccio. E una vecchia canzone, eh? Che ritorna sempre. E tu che sei, profeta? Questa storia non va da nessuna parte. Tu sei un'allucinazione. Non sei nessuno. Che tutta questa città è un'allucinazione. Non esiste niente, non esiste niente. Tutto questo non esiste. Come sa, c'è una signora che vuole fare la denuncia. Non so che cosa vuole fare, cosa vuole dire. Vabbè, la faccia passare, se non intende, ma la vedo io, dai. Prego, ti accomodo. Grazie, grazie. Buonasera, commissario. Buonasera, signorina, mi dica. Io vengo a fare la denuncia. Mi dica, che cosa è successo, signorina? Che praticamente oggi al mediodia io stavo cucinando nella mia casa e il mio fidanzato mi ha lasciato. L'ha lasciato per strada, diciamo? No, mi ha lasciato per una russa che ha conosciuto non so quando, la verità. Ho capito. E di che cosa mi vuole denunciare lei? Mi ha lasciato, diciamo. Che è successo? Mi ha fatto violenza, che è successo? Sentiamo. Ha conosciuto una russa hace un par de días, se ve, e mi ha dejado. Ho capito, ma nel concreto avete avuto problemi, ci sono problemi legali tra di voi, va picchiato, che è successo? No, no, eso no, solo che, joder, ha conosciuto una russa e mi ha dejado. Eso es lo que ha pasado. Va fatto violenza, va fatto... Bueno, violencia psicológica, se può dire. Questo è il paradiso. Il paradiso. Che cazzo ne sai, bimbo? Oh, c'è lei di Gennaro che c'ha una figlia scema e vuole un esorcismo. Sta storia dell'esorcismo sta passando la mano, bimbo. E che ne dobbiamo fare? Noi i soldi dobbiamo prendere e poi lo sai dove dobbiamo andare. Dai, l'importante sono i soldi. Dov'è che dobbiamo andare? Non ti preoccupare, che sono i tuoi fronti, i soldi, li vuoi. Thank you.